Il 19 maggio la Giunta ha svolto due comunicazioni in Consiglio regionale sullo sciopero revocato dei medici di base e sul progetto di realizzazione del tunnel di Corso Grosseto a Torino. Su entrambe l'Assemblea ha svolto un ampio dibattito. 22 appuntamenti con la presenza di oltre 3.000 persone, migliaia di opuscoli, gadget e pubblicazioni distribuiti allo stand, oltre 600 annulli speciali di Poste Italiane. Sono i dati che confermano il successo della presenza del Consiglio regionale alla 28esima edizione del Salone del Libro. Un volume e una mostra per ricordare storici marchi aziendali per l'iniziativa all'agroalimentare in Piemonte, i brand che hanno fatto la storia, realizzato dal Consiglio regionale con la Camera di Commercio di Torino e l'ANSA. La rassegna è visibile fino al 26 giugno a Palazzo Affari di Torino. Si è svolta a Palazzo Lascaris la giornata conclusiva di Io non gioco, vinco. Realizzato dall'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura con ACMOS, il progetto contro il gioco d'azzardo e per l'uso responsabile del denaro era rivolto alle scuole superiori piemontesi. La Biblioteca della Regione Piemonte aderisce al Salone OFF con la manifestazione Il Giardino delle Meraviglie, ospitato a Palazzo Sormani in piazza Solferino 22. Novità di questa edizione, oltre ai libri, alcuni momenti dedicati alla musica classica e della tradizione piemontese. Sono stati premiati a Palazzo Lascaris i 180 studenti piemontesi vincitori della 31esima edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei, che quest'anno ha visto la partecipazione di 80 scuole per un totale di 1.300 ragazzi. Una delegazione proveniente dalla regione di Satumare in Romania è stata ricevuta in Consiglio regionale. Gli ospiti hanno consegnato il testo di una proposta d'intesa per progetti di sviluppo e cooperazione tra le regioni di Satumare e il Piemonte.